non dà nulla a nessuno, ma pretende molto da tutti. Allora, quando siamo di fronte a opere impattanti come quelle che si stanno programmando nei nostri territori di San Gregorio, Cesio Maggiore, Santa Giustina e Sospirolo, bisogna avere la determinazione e l'umiltà di sentire il popolo, perché solo il popolo può dare la dritta se accettare o meno opere di questa rilevanza. Allora io ringrazio il Comitato Acqua Bene Comune per quello che sta facendo come sensibilizzazione alla cittadinanza e come orientamento su questi temi che non possono prescindere dalla volontà popolare. Ecco, questo è un grazie di cuore a nome di tutta la popolazione di San Gregorio.